Buongiorno a tutti, benvenuti nella sezione interviste di Italia Notizie, giornale di Puglia. Oggi sono qui con Cristian. Buongiorno. Benvenuto al Centro Medeor, dove parleremo di bellezza, estetica e salute, che sono un argomento veramente, veramente importante oggi. Con Cristian affronteremo il discorso estetica, perché oggi ci sono tanti strumenti che noi possiamo utilizzare per migliorare la parte esteriore, no? Oltre a quella interiore attraverso la nutrizione, l'alimentazione, lo sport. Che mezzi noi oggi possiamo utilizzare, anche per utilizzare il nostro centro, per migliorare la parte estetica? Cristian. Allora, oggigiorno la medicina estetica è molto attenzionata da parte dei clienti e dei pazienti. Presso il nostro centro abbiamo diversi trattamenti, si può passare dalla mesoterapia, appunto in scienza della nutrizione, radiofrequenza per quanto riguarda sia trattamenti anti-aging che trattamenti di riduzione della massa grassa, il Cryo T-Shock che altrettanto utilizza non la radiofrequenza ma la differenza di temperatura grazie a un manipolo, si va a ridurre quelli che sono i tessuti contenenti la cellulite. Dopodiché abbiamo anche la parte relativa alla chirurgia estetica, quindi dal rifacimento seno, glutei, corpo in generale, senza non dimenticarci dei filler, botox, e questo è un po' quello che curiamo anche in ambito dermatologico. Mi piace come hai espresso tutti i vari punti, nel senso che noi abbiamo tantissimo per migliorarci, quindi assolutamente sì, agire internamente attraverso un'alimentazione sana, come anche io scrivo nei miei articoli e seguo i miei pazienti, sia su un discorso estetico esteriore. Che età di pazienti generalmente vi trovate a gestire? Ma oggigiorno l'estetica è molto curata sia da parte della generazione 20-30, sia anche poi gli over 55, quindi diciamo così abbraccia un po' ampissimo, assolutamente sì. Nuovi progetti che secondo te potrebbero migliorare il settore estetico, nuovi procedimenti, nuove tecniche che valuteresti di aggiungere anche per migliorare la parte estetica? Ma per quanto riguarda un po' l'innovazione, bisogna sempre restare un po' attenti a quello che il mercato ci offre. Quindi ecco, noi siamo molto accorti a quello che può essere l'innovazione. Spesso e volentieri si parla ultimamente di laser terapia. In quest'ambito siamo attivi anche addirittura con oltre alla parte dermatologica, anche la parte ginecologica, per quanto riguarda un po' il rifacimento delle labbra vaginali, quindi per evitare problemi di secchezza che comunque sono problematiche che si riscontrano dopo una certa età, ecco. Quindi diciamo a volte non è soltanto estetico ma è un fatto anche funzionale, assolutamente sì, concordo. Quindi il laser comunque rimane oggi una tecnica non soltanto per, sai, molto spesso pensano solo agli occhi, no? L'operazione visiva, in realtà come vedi il laser è utilizzato anche in queste nuove, diciamo, posizioni, nuove porzioni del corpo. Sono molto contento comunque, Cristian, di aver approfondito questa parte con te. Al massimo la prossima andremo ad entrarci un po' più nelle varie tecniche che ci sono sul discorso estetico. Inoltre volevo appunto ricordare che Stefania Bravi segue molto questa parte estetica nel vostro centro, vero? Esattamente. La Stefania si reca da noi per tutta la parte di epilazione a diodo definitiva. Chiaramente si ottengono effetti assolutamente efficaci. E puoi spiegarci meglio questa nuova tecnica di epilazione laser definitiva, cosa intendi? Si tratta praticamente di trattamenti che vanno alla radice di quello che è il bulbo del pelo, eliminando praticamente tutti i tessuti piliferi, e con un ciclo di trattamenti, chiaramente poi con il medico si va a stabilire persona per persona, anche da un punto di vista ormonale, quelli che sono i trattamenti necessari al paziente per ottenere il risultato che lei stessa vuole raggiungere, e quindi poi con questi trattamenti si possono ridurre quella che è la parte. In media, quanti trattamenti più o meno necessitano? Solitamente si parte con un ciclo di 5 per poi eventualmente vedere
se effettuare dei richiami, ecco. Quindi insomma, per le persone molto pelose ci vuole un po' più di più, cioè come tempo, come tempistica sicuramente, però minimo 5, massimo, esatto. Poi da vedere in base alla situazione specifica del paziente. Assolutamente sì, sono trattamenti che tra l'altro vengono ben attenzionati sia dalle donne chiaramente, ma anche dagli uomini sportivi o anche persone che sono un po' più attente alla propria cura estetica. Oggi l'uomo, devo dire, che può essere anche definito tra virgolette più attento della donna su alcuni aspetti, alcuni, non tutti, però la maggior parte è molto più attenta rispetto a 10 anni fa sicuramente. Allora, grazie Cristian, mi è stato un piacere parlare di questi argomenti con te, dove c'è bellezza, salute e benessere, tu sai che per me è un grande piacere. Salutiamo anche Stefania Bravi, che non c'è qui oggi con noi, e ci sentiamo alla prossima intervista. Buona giornata a tutti. Ciao a tutti, ciao Stefania.